Siamo qui a Napoli ed è una manifestazione che ha un grande valore simbolico. In primo luogo, parliamoci chiaro, un gesto di affetto, di amicizia, di rispetto per la città di Napoli, per il sud, per la Campania, ma è anche una grande sfida che viene lanciata dal governo nazionale. È una sfida a noi in Campania, a rimboccarci le maniche, ad essere persone concrete. Noi a volte ci lamentiamo, il sud, questa litania deve finire. Quando una regione come la Campania ha 5 miliardi e 700 milioni di euro di fondi europei e non riesce a spenderli e magari deve restituirne 2 di questi miliardi all'Unione Europea, a chi vuole chiedere aiuto, se non a noi stessi? Una campagna elettorale molto bella in realtà, perché è stata una campagna elettorale festosa che abbiamo fatto con il sorriso, come la sappiamo fare, come testimonia questa bellissima piazza di stasera. Da un lato ci sono le ragioni della rabbia, dell'insulto, della volgarità, dall'altro lato ci siamo noi, c'è il Partito Democratico, c'è questa meravigliosa comunità di donne e uomini che vuole cambiare verso, che sta cambiando verso l'Italia e che ora vuole cambiare verso l'Europa. Per il scuola. O noi ripartiamo dalla scuola o l'Italia non ha futuro, o noi ripartiamo dall'edilizia scolastica o questo paese non ha futuro. L'altra settimana per rimettersi in gioco, smettere in Sicilia, lo ha detto in Lombardia, lo dice in Veneto, o le regioni questi soldi li spendono bene o li spenderemo noi, perché non è accettabile che si buttino via il sud. Signore, 1861, che la politica ha perso l'occasione, certo, ma i politici non dipende solo dal segretario del PD, sono vent'anni. Basta poco. Continuare ad alzare le tasse sulla rendita finanziaria, come abbiamo fatto noi, continuare a prendere in giro gli italiani facendo dei numeri. Io penso a dei volti, a delle facce, e allora vorrei dire a chi di voi difenderemo l'Italia, perché prima di essere democratici, prima di essere... Vorrei farvi notare una cosa.